Un lembo di terra vulcanica accarezzata dal vento, una piccola isola verde sospesa in un mare blu cobalto. Ustica, o la perla nera come è chiamata, è un angolo di paradiso del Mediterraneo. Con una superficie di poco più di 8 km quadrati, l'isola è una sorta di anfiteatro che guarda al mare, mentre il perimetro costiero è un alternarsi di suggestive grotte e insenature. I suoi fondali poi sono una vera e propria meraviglia, spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina. Un patrimonio che la comunità dell'isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere, che nel 1986 ha portato alla creazione, prima fra tutte in Italia, dell'area marina protetta. Ustica è che cosa? Il paradiso degli alga subacquea, il paradiso del turismo lento. Oggi si parla di slow tourism. Cos'è il turismo lento? È un turismo lontano dai flussi di massa del turismo mordi e fuggi. La particolarità di Ustica, proprio perché siamo a distanza di 36 miglia dalla costa siciliana, consente di filtrare, di scremare un certo tipo di turismo, un turismo più sostenibile, un turismo che cerca tranquillità, che cerca lentezza. A Ustica si vive la lentezza. Si ritorna a essere gestori del tempo, perché io ho il tempo di poter passeggiare, di poter salire verso le colline, di andare verso i sentieri facendo hiking, facendo dei percorsi mountain bike o anche delle passeggiate lungo la costa, senza avere il rischio di essere inseguito dagli orari di alberghi di massa o di un turismo un po' più vacanziero, nell'accezione ovviamente negativa. Lontana dal turismo di massa, Ustica è la meta ideale per una vacanza fatta di cose semplici e a contatto con la gente del luogo e con la natura. Non solo mare dunque, ma anche relax e passeggiate lunghi sentieri per conoscere l'anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima, che ti fa sentire di appartenere da sempre a quest'isola. Ustica offre tempo, Ustica offre tranquillità, Ustica offre sensazioni. A Ustica si vive, possiamo dire, il turismo esperienziale. Perché esperienziale? Perché il viaggiatore, il turista, quando ritorna a casa dopo un soggiorno a Ustica, si riporta nella mente delle sensazioni, dei profumi, dei gusti, e quindi il ricordo non è un magnete made in China, ma è una sensazione. Aver gustato le lenticchie, aver mangiato l'ala lunga, aver mangiato una fava tipica, il macco di fave tipico di Ustica, quindi si riporta delle sensazioni, uno sguardo, un tramonto, quindi questo succede a Ustica. Un turismo esperienziale volto nell'esperienza che abbraccia i cinque sensi dell'uomo.